In questo video vi mostrerò come creare una foto incredibile come questa da postare sui social e quindi sì, per esempio su Instagram. Si tratta quindi di un effetto in cui voi praticamente uscite da una schermata. È comunque un effetto molto semplice, ma il risultato, bisogna ammetterlo, è veramente impressionante. Oggi vi spiegherò come ricreare questa foto step per step. Innanzitutto, la prima cosa che dovete fare è scattare le foto. Se come nel mio caso magari provate a uscire o comunque avete le gambe fuori, una parte fuori, in base comunque alla posizione in cui vi mettete, dovete scattare una foto comunque in un punto rialzato. Per farvi un esempio, quindi farvi capire, io mi sono seduto su un tavolo e inoltre ho utilizzato il mio green screen in modo da poi rendere più facile il lavoro in post-produzione. Naturalmente fate in modo che la foto vi prenda totalmente e che quindi venga presa anche la parte che poi uscirà fuori dalla schermata. La seconda foto che dovete creare è praticamente uno screenshot. Quindi sul vostro cellulare, sul vostro computer, fate uno screenshot di una in verità pagina qualsiasi di Instagram, non deve essere per forza il vostro profilo, che poi andremo a modificare. Questo sappiate, lo potete fare con qualsiasi editor foto che abbia possibilmente funzioni abbastanza avanzate, quindi comunque diverse maschere di selezione, anche per il colore, magari che abbia le maschere di trasparenza, che abbia i livelli. Un esempio può essere Krita, su cui tra l'altro ho fatto un video che potete trovare qua, tra l'altro gratuita. Gimp, anche lui gratuito, o naturalmente se avete qualsiasi programma come Photoshop o comunque molto similare a Photoshop. Quindi aprite il vostro programma, scegliete le proporzioni del file, in questo caso io ho scelto 4 quinti, e dopo dovete fare una cosa molto semplice, ovvero importare la vostra foto, posizionarla, e questa cosa poi dovrebbe funzionare su diversi programmi, comunque in questo caso io sto usando Krita, dovrebbe funzionare in teoria anche con Gimp e con Photoshop, queste tipologie di programmi che sono praticamente cloni uno dell'altro. In qualsiasi caso schiacciate tasto destro sul vostro livello, andate in aggiungi e aggiungete una maschera di trasparenza. Molto semplicemente è un modo per ritagliare il vostro soggetto. In verità poi lo potete fare in qualsiasi modo. Questa è una modalità con cui mi trovo molto comodo perché molto semplicemente rispetto alla maggior parte delle selezioni è in grado sia di cancellare una parte, quindi adesso andremo a ritagliare il nostro soggetto dato che deve rimanere solo quella parte a cui magari aggiungeremo degli sfondi e cose del genere, ma oltre questo è anche in grado di ripristinare l'immagine. Più precisamente, con il nero siete in grado praticamente di cancellare. Se invece selezionate il bianco, siete in grado praticamente di ripristinare se avete magari sbagliato a cancellare una parte. Comunque, con qualsiasi strumento di selezione, voi ritagliate il vostro soggetto e ce l'avete pronto. Volendo, potete applicare una color correction e poi un color grading. In questo caso, io su Krita lo farò grazie alle curve di regolazione dei colori, che poi ci sono comunque anche su Photoshop. Quindi, voi andate nei filtri, andate nella sezione regola e andate in queste curve di regolazione del colore. Dopo importate il vostro screenshot che potete naturalmente ridimensionare, ritagliare anche in base alle proporzioni del vostro progetto, quindi se in 4 quinti, un primo, un 16 noni, quindi deve dipendere anche da questo. Potete magari togliere delle scritte che erano nello screenshot. L'unica cosa che poi dovete togliere è la parte centrale e quindi la parte di un post di cui avete fatto lo screenshot. Una cosa che vi consiglio di fare, come ho fatto io per creare questa immagine, è cercare magari la foto di un pavimento, quindi pavimento PNG o uno sfondo PNG, in modo da dare una certa tridimensionalità alla vostra foto, in modo da creare uno sfondo abbastanza realistico. Anch'esso dovrete quindi mascherarlo, lo potrete modificare e fare in modo che il vostro soggetto, in base naturalmente alla posizione che avrete assunto, sia praticamente seduto, comunque posizionato su questo sfondo barra pavimento. Comunque dopo andremo a perfezionare il tutto. Quello che dopo vi consiglio di fare è praticamente selezionare il livello del vostro screenshot, duplicarlo e fare una cosa molto semplice, ma che in alcuni casi vi può essere d'aiuto. Ovvero in un livello eliminare una parte dello screenshot, quindi la parte in alto, in modo da poterla posizionare in alto. Qualsiasi cosa voi abbiate fatto, avrete comunque una parte sopra e una sotto, perché avrete comunque eliminato la parte in mezzo, che era quella di un post di cui avete fatto lo screenshot. E quindi nel secondo dovrete ritagliare poi la parte sopra in modo che rimanga solo quella sottostante e dovreste ottenere un risultato del genere. In qualsiasi caso, con gli strumenti di
selezione e di dimensione dovete posizionare tutti i vari soggetti, tutti i vari livelli, centrate magari il vostro soggetto che esce dalla schermata e dopo magari vi consiglio di applicare uno sfondo se non l'avete già fatto, che rende comunque la foto un po' più carina. In questo caso applicherò un cielo e inoltre, andando nella sezione filtri e poi effetti artistici, andrò nella sezione pittura d'olio, quindi per aggiungere questo effetto artistico che rende quindi la foto più particolare. Dopo vi consiglio, con lo strumento delle linee, comunque delle forme, di creare praticamente delle linee nere per contornare bene la parte praticamente del vostro finto post da cui poi il vostro soggetto uscirà. Dovrete inoltre aggiungere l'ombra, quindi comunque sul vostro sfondo barra pavimento, comunque la parte in cui siede ed è posizionato il vostro soggetto, in modo da rendere l'effetto più realistico, e naturalmente nella parte in cui esce, che poi praticamente è la parte del finto post. E per perfezionare tutto potete prendere un qualsiasi pennello, dargli un colore magari del vostro sfondo o similare, provare con varie modalità di fusione, quindi magari luminosità o comunque la modalità normale, per praticamente illuminare una parte del vostro soggetto, perché naturalmente da qualche parte arriverà della luce e deve sembrare che il vostro soggetto sia illuminato in modo naturale o che comunque faccia parte della scena. E ultima cosa, non da aggiungere in verità, aggiungo una freccia che segni di lasciare un like. Infatti vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, il link è in descrizione, perché comincerò a pubblicare veramente tanti contenuti interessanti, magari tutorial extra, magari contenuti in anteprima o contenuti che qui su YouTube non vedreste quasi mai. Quindi il tutorial è finito qui, spero che vi sia piaciuto, se così mi raccomando fatemelo sapere lasciando un like, potete iscrivervi. Inoltre, se siete interessati al mondo del videomaking e quindi ad imparare svariate nuove cose su editor foto ed editor video, potete iscrivervi e, cosa importantissima, attivare la campanella delle notifiche in modo da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Mi raccomando, vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram e quindi noi ci possiamo vedere in un prossimo video.